Siamo tutte persone dello stesso sangue. Il sangue che abbiamo visto scorrere a fiumi durante la guerra e che ora scorre dentro di noi come una scarica di adrenalina. Non ci conduce da nessuna parte, se non in una stanza buia, senza porte. E alla fine, quando il suo effetto si esaurisce, comprendiamo quanto siamo soli e condannati alla ricerca di persone come noi. Persone che non hanno bisogno di parole per comunicare. Persone che hanno conosciuto la vita in un modo che gran parte della gente non proverà mai. Forse ci piacerebbe condividere il nostro segreto. Quel segreto chiamato guerra. Ma chi vive in pace non ha alcun interesse a conoscerlo. Sto parlando del fatto che la vita può finire in qualsiasi istante. E il domani non è altro che una bestia ingannevole di cui non puoi assolutamente fidarti. Come cittadina che paga le tasse, sono indignata nel vedere che i soldi versati nelle casse dello Stato servono a finanziare le torture di stampo medievale perpetrate dall'esercito. Sono stufa di vedere i soldati che sfogano la loro rabbia e tutte le loro frustrazioni sulla povera gente. Queste scene hanno suscitato in me un senso di impotenza e mi hanno gettata in uno stato di apatia. Ho provato orrore, perché si tratta di persone della mia età, gente con cui andavo a scuola. Perciò è stato terribile. Immaginate un gruppo di estranei in divisa che fa irruzione in casa e vi porta via un vostro caro. All'improvviso vi crolla il mondo addosso. Questa guerra è così. Un attimo prima sei felice con i tuoi familiari e quello dopo non ci sono più. Li hanno cancellati dalla tua vita come il gesso dalla lavagna. Sei gonfia di rabbia e ti sembra di impazzire. Cerchi disperatamente di avere notizie sui dispersi, ma coloro che dovrebbero cercarli ti consigliano di dimenticarli. L'assurda tragedia che si sta consumando in Cecenia è quella delle persone prelevate dai soldati che scompaiono senza lasciare traccia. Durante le fasi di pulizia etnica mi è capitato di assistere a scene di inaudita violenza da parte dell'esercito. Ho visto i soldati compiere atti orribili, peggiori di quelli a cui avessi mai assistito in precedenza. Un uomo è stato crocifisso. Un civile? Sì, non era nemmeno giovane, aveva intorno ai 50 anni. Lo hanno ucciso in quel modo orribile. Un altro uomo a cui era toccata la stessa sorte, invece, è sopravvissuto perché non hanno portato a termine la crocifissione. Anche in questo caso non si trattava di un giovane. L'ho conosciuto personalmente, gli avevano inchiodato alla croce solamente le mani, i piedi no. Facevano saltare in aria i corpi delle persone che avevano subito le torture peggiori, in modo da non lasciare prove. Volevano impedire il rinvenimento dei cadaveri, da noi si dice niente corpi, niente problemi. Ho anche pensato che forse non avrei dovuto scrivere tutto ciò che vedevo. Forse avrei dovuto risparmiarvelo. Così avreste vissuto tranquilli, convinti che l'esercito e il governo stessero facendo del loro meglio nel Caucaso settentrionale. Chissà. Ma sono certa che quando apriremo gli occhi sarà sempre troppo tardi.
centinaia di migliaia di persone che noi abbiamo tradito. Persone che avrebbero voluto vivere e crescere i loro bambini. Tutte loro non esisteranno più. Mi chiamo Visa Umarovich Kungayev. Sono il padre di Elza Visayevna Kungayeva. È stata stuprata e strangolata da Budanov. Dopo averla uccisa, l'ha sepolta seduta. Io sono suo padre. Questa è mia figlia, Elsa Kungayeva, quando aveva 18 anni. E ora vi mostro la foto dopo la sua morte. È successo lo stesso giorno in cui hanno eletto il presidente russo Putin. Durante la seconda guerra cecena, alcuni ufficiali hanno salvato diversi civili. Persone come queste esistono. Insieme all'ex presidente dell'Ingushetia, Ruslan Aushev, ho tentato di istituire un riconoscimento speciale per consegnarlo a uno di questi ufficiali, proclamandolo eroe di Russia. Il Dipartimento dell'amministrazione presidenziale, preposto a vagliare questo tipo di istanze, ha risposto ufficialmente che non sono previste onorificenze per chi salva la vita a qualcuno, ma solo per chi uccide. È giunto il momento di battersi per la giustizia. Solo così chi è al potere si accorgerà che esisti. Non basta lamentarsi del governo, è ora di opporre resistenza, è ora di chiedergli ciò che serve alla società. Anna Politkovskaja, Novaya Gazeta. La domanda che bisogna porsi è: che cosa è cambiato dopo che ho scritto quell'articolo pagandone le conseguenze? In qualche misura la nostra società ne ha tratto giovamento.